È ancora possibile parlare di pace oggi? Soltanto una parola che è rimasta di fatto censurata, quasi silenziata. Si fa di più che parlarne. Parlarne lo facciamo tutti i giorni. Qui ci sono persone fisiche che escono di casa per manifestare, quindi è una cosa in più. Spero che siano tante, come sono tante qua dappertutto, perché questo segnale cominci a far riflettere non solo chi governa ma anche chi dovrebbe fare opposizione. È semplicemente incredibile che il cambio di segreteria nel PD non abbia prodotto un cambio di politica su questo, che è, diciamo, la richiesta che sale, non dico dalla sinistra, perché la pace non è un'esclusiva della sinistra, ci sono a destra moltissimi e fortissimi dubbi, esattamente come a sinistra, su questa politica bellicista. Ma l'idea che il primo atto della Schlein sia quello di confermare la co-belligeranza con l'Ucraina in linea con Letta, insieme a tutte le altre reticenze, ti fa domandare: ma veramente oltre al segretario è cambiato qualcosa? Perché prima si diceva non l'hanno sentita arrivare, il problema è che adesso c'è il rischio che non ci si accorga che è arrivata. Quindi io mi auguro che queste manifestazioni le facciano capire che o la Schlein fa la Schlein e torna a essere la Schlein, perché voglio dire, se fosse Draghi uno non si meraviglierebbe, se fosse Letta uno non si meraviglierebbe. Schlein ha sempre detto il contrario di quello che sta dicendo e sta facendo adesso. Il rischio che corre è quello che nessuno noti che è arrivata. Tu immagina se ci fosse un'opposizione unita contro la cobelligeranza, creerebbe una enorme contraddizione nel centrodestra, perché nel centrodestra ci sono la Lega e una parte di Forza Italia che mordono il freno su questa adesione acritica all'opzione militare senza uno sbocco e senza una prospettiva e senza un'alternativa. Cioè qui si sta decidendo cinicamente di aspettare altri mesi, già sapendo quale sarà l'esito miserevole della controffensiva ucraina, che prima o poi partirà sicuramente, ma ci viene annunciata da dicembre. Quando tu leggi che i vertici militari americani, italiani, ucraini dicono che non sarà in grado di recuperare i territori occupati, la domanda è: ma perché gliela fanno fare? Cioè, semplicemente per fare un bagno di sangue e per garantire qualche altro mese di campagna elettorale a Biden? Scegliere cinicamente di spingere un popolo a farsi massacrare per qualche altro mese o non so per quanto altro tempo, già sapendo che la finalità di recuperare i territori è una pia illusione, ma secondo me è un atto criminale che va assolutamente denunciato e possibilmente fermato. Ci sono vari partiti che hanno votato contro il decreto armi del governo Meloni, mi riferisco al Movimento 5 Stelle e alla formazione che unisce Sinistra Italiana e i Verdi. A destra ci sono posizioni che andrebbero incoraggiate, anche se sappiamo che non sono sinceramente pacifiste ma sono più putiniane, ma in questo momento non si può buttare via niente e quindi bisogna insistere, perché la maggioranza silenziosa, e oggi per fortuna non tanto silenziosa, degli italiani che questa politica non la vuole, trovi un'adeguata rappresentanza anche in Parlamento, e che anche chi a destra mugugna ma poi vota smetta di mugugnare e cominci a votare al contrario di come ha fatto finora. Qui siamo a pochi passi dal Vaticano, è paradossale che anche la voce del pontefice di fatto sia stata quasi silenziata. Siamo abituati da decenni a un servilismo quasi imbarazzante. Qualsiasi sospiro facesse qualunque papa veniva immediatamente recepito, rilanciato, applaudito e riverito dai politici e soprattutto dai telegiornali. Il TG1 ha sempre trattato il papa con gli stessi spazi e la stessa riverenza con cui trattava il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica. Da quando questo Papa ha cominciato a dire no alle armi, pazzi i governi che vogliono aumentare la spesa militare, è stato completamente silenziato e censurato, esattamente come avveniva a Giovanni Paolo II quando diceva le stesse cose sulla guerra in Iraq.